Quando prendo in esame la mia vita, mi spaventa di trovarla informe. L'esistenza degli eroi, quella che ci raccontano, è semplice. Va diritta al suo scopo come una freccia. E gli uomini, per lo più, si compiacciono di riassumere la propria esistenza in una formula. Talvolta un'ostentazione, talvolta una lamentela, quasi sempre una recriminazione. La memoria compiacente compone loro una esistenza chiara, spiegabile. La mia vita ha contorni meno netti. Come spesso accade, la definisce con maggiore esattezza proprio quello che non sono stato. Buon soldato, non grande uomo di guerra, amatore d'arte, non artista, come credette d'essere Nerone alla sua morte. Capace di delitti, ma non carico di delitti. Mi viene fatto di riflettere che i grandi uomini emergono proprio in virtù di un atteggiamento estremo e che il loro eroismo consiste nel mantenervisi per tutta la vita. Essi sono i nostri poli o i nostri antipodi. Io ho occupato volta a volta tutte le posizioni estreme, ma non vi sono rimasto. La vita me ne ha fatto sempre slittare. E malgrado ciò, non posso neppure, come una brava persona che abbia fatto l'agricoltore o il facchino, vantarmi d'aver vissuto sempre al centro. Si direbbe che il quadro dei miei giorni, come le regioni di montagna, si componga di materiali diversi, agglomerati alla rinfusa. Vi ravviso la mia natura, già di per sé stessa composita, formata in parti eguali di cultura e distinto. Affiorano qua e là i graniti dell'inevitabile, dappertutto le frane del caso. Mi studio di ripercorrere la mia esistenza per ravvisarvi un piano, per individuare una vena di piombo o d'oro, il fluire d'un corso d'acqua sotterraneo, ma questo schema fittizio non è che un miraggio della memoria. Di tanto in tanto credo di riconoscere la fatalità in un incontro, in un presagio, in un determinato susseguirsi di avvenimenti. Ma vi sono troppe vie che non conducono in alcun luogo. Troppe cifre che a sommarle non danno alcun totale. In questa difformità, in questo disordine, percepisco la presenza di un individuo, ma si direbbe che sia stata sempre la forza delle circostanze a tracciarne il profilo. E le sue fattezze si confondono come quelle di un'immagine.
che si riflette, nell'acqua.